indovinate un po' dove proseguono i nostri test con la GoPro Fusion? Beh, giratevi un po' attorno e lo capirete subito. Siamo nella città più bella del mondo, che tra l'altro è anche casa mia, Venezia. Proprio buffo vloggare a 360 gradi, perché in realtà non so se state guardando me o state guardando quello che c'è attorno. Siamo in Campo San Leonardo, dove ci sono le banane tipiche di Venezia, dove ci sono tutte le bancherelle qui della frutta, e ci sono anche le castagne, diciamo, e i datteri così. I datteri, un po' di tutto, crescono in mare. Adesso magari invece che fare tutta strada nuova, che è la parte più più turistica di Venezia, magari entriamo per l'interno e andiamo per la Fondamenta della Misericordia. E per tutti gli amici che mi conoscono e che ogni volta che vanno a Venezia mi pensano e mi dicono: dove vado a mangiare? Dove posso andare a bere qualcosa di buono? Uno spritz piuttosto che un locale tipico di Venezia. Allora, la Fondamenta degli Ormesini, che è questa qui, vediamo qua davanti, la Fondamenta della Misericordia, sono imballati di locali tipici. Uno in particolare, che però adesso è chiuso perché siamo a Natale, è lì, si chiama Birreria Zanon, quindi Marchetta Luca. Oh, Marchetta qua, cioè, voglio uno spritz gratis la prossima volta. Birreria Zanon, che però andremo a visitare nella mattinata di domani. Questa è la Fondamenta degli Ormesini, che da poco più in là diventa appunto Fondamenta della Misericordia. No, non guardate di qua, guardate di là. Gustatevi questa città, ragazzi, perché se non ci siete mai stati è uno spettacolo. Tra qua da piccolino ci giocavo a basket qua dentro. Entriamo dentro a Sottoportego. Sottoportego. Chissà cosa. Sottoportego, Ricky! Chissà come vede questa GoPro. Luce di nuovo. Ombra di nuovo. Luce di nuovo. Calle Racchetta. Altri due ponti. E poi siamo arrivati dalla mamma. E il campo dove stiamo per arrivare, ovvero questo qui, campo dei Gesuiti, è il campo dove da piccolino giocavo a pallone, anche se, e andavo anche in bicicletta, anche se era rigorosamente vietato in questa città, tuttora direi, sì, giocare a pallone e andare in bicicletta. Dei birbanti, e lo facevamo lo stesso. Quello lì davanti invece è l'ultimo ponte prima di arrivare a casa. Non l'avevo mai vista questa altana qua, bella. Eccoci qua, ponte di casa. Qui davanti questo balcone qua è il balcone della mamma, quindi ora
facciamo l'ultimo ponticello di ferro e arriviamo a casa. Permesso. Ciao Paola. Permesso. Siamo qua. Buongiorno. Ciao mamma, auguri. Anche a te. Sono belli freschi. Sì, è freschino fuori. Ciao. Ciao. Ciao, sì, anche la nuova telecamera. Ci mancava questa. Sì. Manca il drone e ora via con la telecamera. Si mangia. C'è un gran odore di pesce. Andiamo fritto, fritto, andiamo buono, a curiosare. Andiamo a curiosare. Wow. Guardate di qua, voilà. Controllavo cosa c'era da mangiare. Che bella felpa che hai. Hai visto? Sponsorizzato. URC. Monte Carlo. Anch'io. Io mai, Non è proprio la miglior giornata per andare a spasso per Venezia, perché è bruttino, più vigile. Guarda. Follow your nose. Oh. Insieme Santo Stefano, non c'è un cazzo dietro del comune. Sono tutti in giro, ma è tutto allora chiuso. Sì, giriamo a destra per andare da Bobo. Ok? Facciamo mezzo foto? No, passiamo di qua. Permesso. Togliamoci da questo marasma di gente, andiamo di là. Siamo arrivati da Bobo, adesso entriamo e vediamo il regalo di Natale. Il regalo di Natale. Tanti auguri a questo brutto personaggio qui. Che sono lui, l'hai riconosciuto le voce, pensa, dai un bacio. Che sforzo, grazie. Cati, animo, come siamo? Benissimo. Vara, benissimo. Sì, Vara. Volevi quello come regalo di Natale? No, dai, ecco, fammi un gusto, zappa qua. Grazie, ciao ragazzi. Benvenuti in Villeria Zanon, benvenuti. Saluti, saluti. Se voglio bene con l'acqua, salute, con l'acqua, cioè direve, guardate, con l'acqua brinda con l'acqua sti due. Evviva, chiamo io e te. Evviva! Viva! Con viva! È riuscito anche a dar da bere a Katia. Sono imbriaca, ho bevuto da qui a qui per ora. Ma se non ci fosse sta birreria bisognerebbe inventarla, ragazzi. Andiamo. Se vuoi bere la non si vede che è in America, vedo il cartone. Non mi far vedere che l'alcol, capito? Ti hanno regalato anche la bottiglietta così, sai. Cosa vuoi di più? Bobo! Esatto! Prendiamo! È uno zainetto! Ma no! È il prosecco che serve! Serve. Vengo dentro, ti do due baci! Sono minimo! Grazie! Vieni, voglio salutarti a gatti! Dai, baci! Due baci! E lui non sa stare in piedi! No, beh, ci posso tenere la cosa voglio. Grazie. Molto e ci vediamo spero presto. Assolutamente. Capito? È stato bellissimo, grazie. Grazie. Io a tutti. Non sono capace di rittapparla, quindi adesso devo bere. Va bene, tutta. Non importa. Beh, lasciala pure con. Scusa! Ciao la bottiglia, sei confuso, scusa, ho presa. Ombre. Ciao Luca, grazie. Ciao. Ciao Pioi. Ciao. Alla fine siamo usciti dalla birreria.
abbiamo portato i tortellini e siamo usciti con due bottiglie. Prosecco e fragolino. Fragolino. È arrivata l'ora di pranzo. Sono vestito da chef, come potete vedere dalla mia mise, perché stiamo preparando un risottino. Se volete curiosare qua, lo vedete, un risottino con le cannocchie che diventerà una sciccheria. Lo hanno sempre detto che dovevo continuare con il canale YouTube In Cucina con Tommy. E invece niente, mi sono ostinato, ho voluto fare queste cose tecnologiche, GoPro e droni e 360 gradi, niente da fare. Vabbè, proseguiamo. Beviamoci un prosecchino alla salute del buon amico Luca Bobo, birreria da noi. Bobo, me la mandi ubriaca, cioè, è un disastro. Io volevo fare proseguire il mio vlog veneziano, ma c'è un problema. Il tempo fa schifo oggi. Piove, piove, e c'è vento. Insomma, volevamo farci un giretto per Venezia, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta, perché siamo presi da troppi giri da fare. Quindi con questa canzone natalizia di sottofondo non mi resta che augurarvi buon Natale. E ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccate mi piace su questo video, condividetelo se vi è piaciuto. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao!